Passiamo all'interrogazione numero 300 dei deputati Buonanno e Rondini concernente iniziative volte ad evitare meccanismi tali da premiare le amministrazioni territoriali meno virtuose a scapito di quelle virtuose, con particolare riferimento alle recenti determinazioni del Consiglio dei Ministri del 24 maggio scorso. Il deputato Buonanno ha facoltà di illustrare la sua interrogazione a 1 minuto. Sì, grazie signor Presidente, signor Ministro, un piacere che lei sia qua. La Lega le chiede in maniera molto schietta, avete deliberato nel Consiglio dei Ministri la possibilità di dare, e le avete dati, all'Abruzzo 118 milioni di euro, alla Campania 287 milioni di euro, alla Calabria 411 milioni di euro, al Lazio 540 milioni di euro, al Molise 63 milioni di euro e alla Sicilia 500 milioni di euro, totale circa 2 miliardi di euro, che vanno a beneficio di quelle regioni che nella sanità continuano ad avere bilanci non adeguati, spese che non possono sostenere, debiti fuori bilancio, una sanità che fa letteralmente paura per tanti aspetti e voi ancora le date una mano. Nel frattempo, sempre con questo caro governo che lei rappresenta come Ministro dell'Economia, riuscite anche a fare in modo che nei 5 miliardi complessivi che vanno ad aiutare tutte le regioni, anche quelle virtuose, possono partecipare ancora a queste regioni. Cioè, in pratica, le regioni che si comportano bene fanno la figura dei pirla, quelle che invece si comportano male continuiamo a dargli una mano. Complimenti per quello che voi gestite come Deputato, deve meritocrazia nel concludere. nostro Paese. Grazie. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha facoltà di rispondere a 3 minuti. Grazie, premetto che l'argomento oggetto dell'interrogazione richiederebbe una risposta articolata con tempi di gran lunga superiori a quelli concessi dalla seduta odierna, quindi rispondo sinteticamente per alcuni punti. Circa la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio scorso, con cui è stato autorizzato il pagamento di somme spettanti a 6 regioni, rilevo che tali somme sono comprese nel finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale di esercizi pregressi per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e che la loro erogazione è subordinata alla verifica positiva degli adempimenti regionali. Mentre le regioni adempienti si sono viste regolarmente erogare le rispettive somme negli esercizi trascorsi, per le regioni oggetto del provvedimento gli importi in questione sono rimasti congelati presso lo Stato, in quanto subordinati al superamento, nell'ambito dei rispettivi piani di rientro, di una serie di inadempienze. Come verificato dai competenti tavoli di verifica, queste inadempienze risultano ora in gran parte superate, per cui si è potuto procedere all'autorizzazione al pagamento di una quota delle somme precedentemente congelate. Secondo punto, per quanto concerne il decreto legge numero 35 del 2013, attualmente in fase di conversione, si precisa che la finalità del citato decreto legge è quella di rispondere all'annoso problema dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei creditori e non quella di premiare le pubbliche amministrazioni meno virtuose. In particolare, il decreto legge interviene sui fattori alla base di ritardi, quali, con riferimento agli enti territoriali, i vincoli del patto di stabilità interno e la carenza di liquidità. Nello specifico, per gli enti locali si prevede un ampliamento degli spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno per il pagamento nell'anno 2013 di debiti di parte capitale, certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 per un importo complessivo di 5 miliardi. Si prevede inoltre la possibilità di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di liquidità dell'importo complessivo di 1 miliardo e 800 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 14 da restituire nel periodo massimo di 30 anni, comprensive di interessi. Anche per le regioni si prevede la possibilità di richiedere anticipazioni di liquidità che dovranno essere restituite nel periodo massimo di 30 anni, comprensive di interessi. Quindi, in conclusione, tanto maggiore sarà l'accesso alle anticipazioni, tanto maggiore sarà l'aggravio dei futuri bilanci regionali. Circa poi, punto terzo, la lamentata mancanza di costi e fabbisogni standard, si precisa che il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale che lo Stato garantisce viene ripartito ormai da oltre 10 anni fra le regioni non in base alla loro spesa ma in base alla popolazione residente. Quindi in tale stato di cose non si ravvisano elementi di privilegio per le regioni di cui trattasi.
Infine, in ordine ai disagi sociali segnalati per i lavoratori in cassa integrazione e per gli esodati, si fa presente che il 17 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria e di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. Tale decreto legge reca un primo ed immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga in considerazione di alcuni fattori quali la crisi occupazionale e l'esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori, che impongono il reperimento di risorse anche mediante la ridestinazione provvisoria di somme già stanziate per altri fini al momento non utilizzate. Grazie. Grazie. Il deputato Bonanno ha facoltà di replicare a 2 minuti. Grazie signor Ministro, mi fa piacere che rispondi anche a quello che non gli ho ancora chiesto perché non ho avuto tempo di dirglielo, quindi lei praticamente risponde già scritto, quindi gliel'ha scritto il suo funzionario, non sa neanche di cosa sta parlando. Però come ex direttore generale... Deputato, la prego di attenersi alla risposta. E difatti se lui mi risponde quando io non glielo chiedo neanche... Prego, vada avanti. Penso che sia un veggente. Allora, io signor Ministro le dico, in base a quello che è stato detto precedentemente sulla sanità... Quello che noi le chiediamo anche, lei ha mai sentito qualcuno del nord che va a farsi curare al sud? Io no. Quelli del sud che vanno a farsi curare del nord? Tantissimi. Perché? Perché evidentemente la sanità del nord funziona meglio di quella del sud e costa anche di meno. Allora ci domandiamo perché le regioni del sud, oltre a essere meno capaci nell'ambito della sanità, sono anche meno capaci di far funzionare il bilancio della sanità? Ci sono dei buchi enormi. Allora non sono capaci di curare la gente, non sono capaci di spendere i soldi, li spendono molto male. Poi sulla cassa integrazione, lei ha parlato in anticipo, ma la cassa integrazione in deroga ad esempio che cos'è? Niente, perché comunque non ci sono più i fondi. Poi lei come ex direttore generale della Banca d'Italia, le dico, come banchiere amici dei banchieri, ma non si vergogna di tutto quello che fanno le banche contro le aziende e contro i cittadini, con quello che combinano ogni santo giorno? Dovete vergognarvi, le banche sono per... Deputato, la prego di non usare un linguaggio sconveniente. La Banca d'Italia dovrebbe perlomeno ammettere che bisogna cambiare il sistema bancario italiano, perché la gente non ne può più di quelli come lei che hanno mandato al macero certe cose. Arrivederci.